Una prima ipotesi, una prima bozza del DPCM che prevedeva un'attività esclusiva dei sindaci, ma che non metteva poi in cantiere quella che era il controllo, le verifiche dei territori rispetto alle ordinanze possibili dei sindaci sull'evitare movide fortemente frequentate, soprattutto nelle ore serali, soprattutto dai ragazzi. Rispetto a questo, noi abbiamo chiesto due cose fondamentali: un raccordo con le ASL, per capire se veramente ci sono dei problemi igienico-sanitari, e un raccordo soprattutto con i comitati ordini pubblici presieduti dai prefetti e sul tema della sicurezza dai questori. Questo era l'elemento fondamentale che per noi poi nella notte finalmente il DPCM si è cambiato e si è ritornato su una posizione più coerente, cioè far lavorare insieme sindaci, ASL e le ASL per competenza sanitaria e le prefetture e i comitati ordine pubblico per le verifiche della pubblica sicurezza sui territori. Questo tipo di lavoro che nei prossimi giorni andremo a fare nei comitati ordini pubblici potrà portare un controllo delle aree frequentate soprattutto nei weekend da alta densità di ragazzi. Non dimentichiamo che le regole fondamentali sono quello di evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento sociale. Quindi nasce in questo valore, in questo principio, lo spirito della norma. Rispetto a questo, naturalmente, c'è un secondo passaggio, e cioè nella giornata di ieri, sia ANCI Campania, con una propria missiva sottoscritta da me, in cui abbiamo chiesto un controllo più forte negli orari serali e notturni sul tema sempre del distanziamento e dell'assembramento, per evitare sempre visti anche i dati epidemiologici, visti anche i dati che stanno sforando completamente quello che è stato il lockdown primaverile, e per evitare anche che ci fossero difficoltà economiche e sociali nella giornata, abbiamo iniziato a chiedere, prima che arrivasse un lockdown generale, guardate, iniziamo a dare un segnale forte, facciamo un lockdown notturno dalle 23 di sera alle 5 di mattina, evitiamo anche contatti tra le province, in modo tale cerchiamo di tenere la basso o diminuire il livello del contagio, che è arrivato a dei dati molto pericolosi. Non dimentichiamo che gli ospedali sono pieni, non ci dimentichiamo che i reparti sono pieni, che abbiamo molti casi positivi sulla Campania e per di più diffusi in modo omogeneo sull'intera regione. Quindi le scelte non possono essere fatte nemmeno per le zone rosse, per carità è stata fatta specificamente su Arzano perché lì c'è un cluster specifico, ma in generale i dati sono generalizzati sull'intera regione. Ecco perché il evitare e mettere in campo un lockdown notturno dalle 23 alle 5 con tutte le prescrizioni che poi con tutte le possibilità per motivi di salute, per motivi di lavoro, per urgenze, per aspetti socio-sanitari o socio-assistenziali, per tutte quelle che devono essere poi le giustifiche per chi deve naturalmente invece muoversi, che già abbiamo vissuto nel primo lockdown primaverile. Rispetto a questo abbiamo voluto dare un segnale.